Però dopo ci sta Cosenza, sì, devo sì. Rimuovere adesso. Vediamo. Noi siamo live. Adesso no. No, abbiamo, dovevo, è chiaro che dovevo concordare con lui, perché quando c'è un evento così è sempre... E abbiamo concordato in un certo modo. Cioè. Ok. Mister, buongiorno. Allora, intanto la situazione complessiva tra disponibili e indisponibili, Antonucci, Scognamiglio, Machin, questi che in settimana hanno avuto qualche no. Acciacco e chi non ce la fa. Allora, Calutè non ce la fa, Scalera non ce la fa, Campagnaro convocato ma con punto di domanda. Gli altri sono tutti comunque arruolati, tutti... se li convoca vuol dire possono giocare. Sì, sì, sì. Poi un'altra cosa che volevo chiedere, mia, ogni settimana che avanza, ovviamente che passa, stando prima in classifica, aumenta il peso della... di questo primato, ma peso dal punto di vista mentale di andare in campo ogni settimana con i primi in classifica e quindi difendere questo primato, gli avversari che cominceranno sempre di più a cercare di imbattervi. Come vede la squadra da questo punto di vista? Come sta gestendo nella quotidianità questa nuova responsabilità che si è creata da un paio di settimane? Basta non guardare il primato, basta non guardare la classifica e concentrarsi sul lavoro che si deve fare. Cioè io credo che se siamo una squadra intelligente dobbiamo basarci su questo, lavorare sodo, essere concentrati, continuare il nostro percorso che stiamo facendo, senza pensare a dove siamo e cosa stiamo facendo. Perciò l'unica arma è questa, essere concentrati e determinati, perché solo così si può andare avanti. Se noi molliamo qualcosina non siamo una squadra che possiamo mollare qualcosina. Perciò se tutto quello che è stato ottenuto, l'abbiamo ottenuto perché abbiamo lavorato sodo, perché durante la settimana abbiamo lavorato bene e perché siamo sempre stati concentrati partita dopo partita. Perciò sono arrivati che risultati. Se non ragionassimo così sarebbe un grave guaio. Quindi tassativo, vietato guardare la classifica. Sì, non dobbiamo guardarla. Continuare la strada che stiamo percorrendo in questo momento cercando di migliorarci. Ma lì queste cose mi sembrano... hanno bisogno, no, di essere, no, beh, chiaro che... guidati o cioè sente questa necessità. No, io parlo con loro sempre molto schiettamente come parlo con voi, sono diretto, non sono una persona che non le manda a dire, quando devo dire qualcosa la dico e quando ci sono i momenti da dire cosa le dico. Dipende dai momenti. Quindi non sta denotando, non so, un rischio di un eccessivo entusiasmo. No, io credo di avere una squadra intelligente che capisce il calcio, che sa come la Serie B, perché tanti l'hanno fatta, sa che la Serie B è sempre difficile, sa che se non sei al top ogni sabato o domenica che giochiamo è difficile, perché sono tutte partite molto difficili, molto toste, e quest'anno più che mai è un campionato, l'ho detto, lo ripeto, più difficile di sempre. Cittadella, avversario scomodo, Zeman era riuscito nell'impresa dell'anno che fu poi della promozione, che tipo di avversario incontrare e come ci è arrivato? Io considero Cittadella una delle squadre più forti del campionato e vi spiego anche il perché. Io non guardo il nome della città, io guardo quello che ha fatto. Negli ultimi anni ha sempre centrato i playoff. È la squadra che ha vinto più fuori casa di più, quella che pressa più alto, quella che recupera più palloni, quella che è micidiale nelle ripartenze. Perciò questi aspetti devono essere curati. E soprattutto la considero una grande squadra perché ha ottenuto negli ultimi anni sempre grandissimi risultati. Da grande squadra combattendo anche per il primato. Perciò deve essere considerata una delle squadre più forti del campionato. Però non ci sono più i vari Kwame, Vido anche se ha giocato gli ultimi sei mesi, Chiaretti, Bartolomei, lo stesso Barnier. Cioè, stiamo parlando di giocatori che l'anno scorso hanno fatto in quel Cittadella la differenza. Ma guarda, gli altri anni, ha cambiato sempre. Non sbaglio, non colpo. Io conosco la realtà Cittadella perché abitandoci a 20 km di distanza la conosco. Per carità. E io ho visto la squadra giocare, io le ho viste le partite del Cittadella. E devo dire che è la squadra che mi ha impressionato di più. Devo diciamo che è bravo l'allenatore anche. È bravo la società, tutto l'assieme. Cioè. Tutto l'assieme della società. È un po' come il Chievo. È una società che sono bravi.
devi ammettere dove non sbagliano mai i giocatori, sempre giocatori che hanno fame, magari dalle categorie di Serie C, in categorie inferiori, ma li pescano sempre giusti. Un po' quello che potrebbe essere il Pescara di Pillon, visto che Sebastiano ha detto per quello che sta facendo Pillon lo terrei a vita. Ma io ringrazio della stima del presidente, ma conosco il calcio e so come funziona, perciò lo ringrazio, c'è un rapporto tra me e lui di stima reciproca, credo che questo sia consolidato, nel senso che ci troviamo molto bene assieme, insieme anche ai direttori, a Repetto, a Leone. Diciamo che abbiamo creato un nucleo che ragiona nello stesso modo e siamo orientati tutti sulla stessa linea, e questo è una cosa, un aspetto secondo me fondamentale, perché le cose possono andare bene. Però conosco il calcio, so la realtà com'è, ringrazio il presidente, ma so com'è il calcio, io lo vivo partita dopo partita, per questo non mi pongo mai al di là della partita che devo fare. Se quando ha potuto negli ultimi anni ha spesso andato a vedere Cittadella, può essere un vantaggio questo per il Pescara che conosce bene comunque il tipo di gioco che portano avanti da tanti anni, quali sono, se ci sono dei punti deboli? Loro hanno un aspetto fondamentale, sono 3 anni che giocano nello stesso sistema, e il nucleo fondamentale della squadra è sempre quello nelle posizioni cruciali della squadra, è molto intelligente per questo secondo me, e l'organizzazione della squadra è una squadra che è organizzatissima in tutto. Venendo da anni di organizzazione nello stesso modo, sanno perfettamente come andare a parare, come andare a colpire, come... E tutto è programmato, tutto è fatto, si vede che e si vede, io guardo le partite degli avversari e si vedono queste cose qua, e non si può negare l'evidenza. Io ho visto la partita per esempio a Lecce, la partita che hanno dominato, stradominato, hanno pareggiato, ma secondo me è una partita che loro dovevano vincere, perciò mi aspetto una partita molto gagliarda. È chiaro che ci siamo anche noi, non ci siamo, se siamo giusti, se siamo siamo clienti difficili per tutti. E come tutte le partite ce la giochiamo, poi domani alla fine vedremo chi sarà stato più bravo. Poi gli alti e bassi, anzi, non stanno attraversando un buon momento. Col Brescia, grandissimo primo tempo, poi cadono nella ripresa, motivato secondo loro dal fatto che sono trovati in campo per 3 settimane, la sosta e riposo in campionato. Sì, questo può incidere. Vinto all'inizio, poi per l'ultima gara. Ma io li conosco bene. Di loro, io so che mangeranno l'erba, perché è la mentalità loro. E questo, perciò mi aspetto una partita vibrante, e noi dobbiamo essere tosti, cattivi come siamo andati a Spezia. A Spezia siamo andati tosti, cattivi, duri, e siamo stati, abbiamo giocato la partita che volevamo, perciò questo aspetto non dobbiamo mai dimenticarci, dobbiamo essere tosti, cattivi, rabbiosi nella conquista palla, dobbiamo essere dei leoni quando siamo dentro in campo, perché così sappiamo che possiamo far male. Il Pescara è andato molto bene dall'inizio, però nelle ultime 3 partite probabilmente ha trovato la sua fisionomia, l'identità di squadra. Questo può significare qualcosa compatibilmente con le disponibilità dei singoli per quanto riguarda la formazione? Beh, vuol dire che stiamo crescendo come squadra, non ci sono delle cose da limare. Anche a Spezia abbiamo fatto qualche errore di troppo, abbiamo fatto delle sbarrature, dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci. E questo è l'aspetto fondamentale. Se ti migliori partita dopo partita e cresci partita dopo partita, arrivi a un certo momento che sei sulla strada giusta. Sta pensando un turnover, mister, un mini turnover, cioè no. Campagnaro più no che sì, insomma, domani lo preserverà, no? No, non penso a nessun turnover, penso che si stanno allenando tutti bene, faccio delle scelte. Ugo questa settimana ha avuto questo problema, io spero di averlo a disposizione. Però te sta facendo benissimo, perciò... alla fine non cambia nulla, insomma. No, io ho fiducia di tutti, l'ho detto, l'ho sempre detto. Verrà sempre l'occasione giusta per tutti, capiterà il momento di questo, il momento di quell'altro. Perciò fiducia piena di tutti i miei giocatori. Mister, partendo dal presupposto che sono perfettamente d'accordo con quello che dicevi prima, mi sono visto la partita con la Brescia. Loro hanno un modo di giocare veramente ottimo da centrocampo in su. Quindi domani immagino che chiederai ai centrocampisti un lavoro straordinario. No, noi sappiamo che il loro punto di forza è proprio a centrocampo, nel senso che sono molto bravi. Sì, Iori, io ho avuto anche Branca ad Alessandria, grandissimo giocatore, fortissimo, forte, mi piace Branca, un giocatore che ha fatto molto bene con me ad Alessandria. C'erano Schenetti,
Settembrini che corre, c'è un centrocampo molto attrezzato. E davanti hanno cambiato, ogni volta che cambiano davanti dominano sempre, perché Pinotto, Strizzolo, che è un buon giocatore, insomma ha delle qualità importanti, perciò come ho detto prima, noi abbiamo un grandissimo rispetto, però ci siamo anche noi, perché siamo lì, siamo pronti, siamo una squadra pronta, siamo, e dobbiamo giocarci, sappiamo cosa ci aspetta, sappiamo le difficoltà, e dobbiamo cercare di mettere noi in difficoltà con le nostre armi. Senta mister, Iori ne ha parlato poc'anzi, è un direttore d'orchestra sicuramente di grande esperienza e di grande qualità. Quando viene pressato, perché è un po' lento, va in difficoltà, potrebbe essere una delle chiavi tattiche della partita, anche perché il Brescia ha trovato proprio il gol in questo modo. Sì, no, lui, io l'ho avuto a Livorno come calciatore, sì. Un giocatore al di là che è una persona eccezionale, veramente bravo su tutti i punti di vista, è un vero e proprio capitano che io ho avuto a Livorno, e credo che Cittadella, essendo l'uomo più rappresentativo, sia quello di più importanza a centrocampo, sia sul piano tecnico, che insomma, è un giocatore fondamentale, ed è quello che organizza tutto il gioco del Cittadella. Perciò è chiaro che dovremmo stare attenti a questa situazione ed essere bravi ad andare a parlare soprattutto questo giocatore, però noi dobbiamo fare il nostro gioco, yeah. E continuiamo a fare il nostro gioco. Certo. Invece le volevo chiedere, il suo Pescara si sta dimostrando particolarmente micidiale sui calci piazzati, possiamo ricordare Padova con Brugman, con Benevento, Mancuso, fino all'ultima partita di La Spezia. Quanto un allenatore comunque esperto come lei sta lavorando su questo aspetto? Beh, diciamo che dall'anno scorso che stiamo lavorando su questo, solo che l'anno scorso non riuscivamo a fare un gol su palla inattiva, quest'anno qualcuno in più l'abbia fatto, credo che sia un'arma importante, perché tante partite poi si decidono sui calci piazzati, è un'arma noi che dobbiamo cercare di cogliere e di approfittarne quando ci capitano le occasioni, perciò abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato molto. Visto l'andamentale dei risultati ovviamente positivi ottenuti in questa prima parte di campionato, si può dire che la squadra abbia raggiunto, come devo dire, l'ottimizzazione di quello che poteva dare, ci sono ulteriori margini per si può lavorare ancora per poter, ci siamo vicini a quello che lei immaginava come potesse essere il limite di ottimizzazione. Noi dobbiamo migliorare assolutamente, non sono ancora appieno contento di certe situazioni, per esempio 2-0, prendiamo 2-1 immediatamente dopo, gestire meglio la partita, certe situazioni dobbiamo parlare, anche dobbiamo concedere anche meno all'avversario, perciò ci sono molti aspetti da curare che questi dobbiamo assolutamente migliorare, perciò ci sono dei margini di miglioramento e dobbiamo assolutamente migliorare. Sì, però facendo una proiezione, no? 5 vittorie e 3 pareggi nelle prime 8 partite, cioè, lei è incontentabile, cioè arriverebbe il Pescara a 78 mi sembra punti, qualcosa del genere. No, ma io non guardo i risultati. Solo la prestazione. La prestazione è quello che succede dentro il campo. Cioè, ma io sono contentissimo dei risultati, ovvio. Però io devo guardare anche l'aspetto di quello che succede nel campo. Non mi devo far abbagliare dai risultati, dai punti che abbiamo fatti. Dobbiamo guardare anche quando va bene, dove abbiamo sbagliato. Perché sennò passi sopra una volta, passi sopra due volte, alla terza lo becchi in quel posto. Si aspetta una risposta convincente anche da parte del pubblico, aspetta un'impennata di presenze, visto che dovrebbe spingere qualcun altro. Io me lo auguro, sarei contento di vedere proprio. Noi dobbiamo continuare così, lottare. Io credo che questa squadra in questo momento sia vista bene anche dalla gente, perché lotta. Una squadra che non demorda mai, che lotta su tutti i palloni, che va su due, e a questo la gente piace. E nessuno può dire niente se uno lotta fino all'ultimo secondo, nessuno gli dirà mai niente ai ragazzi. Perciò è quello che io pretendo. Dopo nel calcio può venire che si sbaglia, però l'importante è avere questo atteggiamento qua. Ecco, lei come è riuscito a trasmettere questo spirito? Perché effettivamente la peculiarità di questa squadra è proprio questo, cioè la capacità di non mollare mai, di dare tutto sino alla fine, al di là poi del gioco e delle questioni tattiche, voglio dire. Però la prima caratteristica che si staglia è proprio evidente ed è questa. Lei come è riuscito?
ma a infondere io, questo spirito? Perché insomma, ci sono tanti modi di motivare i giocatori in questo modo, ma io credo che quando si lavora sul campo devi trasmettere anche questo. Cioè, non c'è solo una parte tecnica, tattica, c'è anche una parte emozionale, nel senso di trasmettere questa aggressività, questa rabbia e di non mollare mai, e questo dipende molto da tutti noi, dallo staff, dai giocatori, e insieme portare avanti questa strada. Poi sta anche nella bravura, nelle caratteristiche dei giocatori e anche nelle caratteristiche a livello personale di come uno è dentro. Io credo che dentro abbiamo dei giocatori che sono anche prima degli uomini, perciò è importantissimo questo. Mi sembra un eventuale ritorno via 22 squadre penalizzerebbe, secondo lei, le scale? Io credo che, io l'ho detto prima, che iniziasse il campionato, qualsiasi scelta l'avrei accettata, sia 22 che 19. In questo momento. Però adesso, campionato iniziato, no. Si rischia di falsare tu? No, non si fa. Perché tu non puoi, dopo due mesi di lavoro, metti no, che macello è? Cioè, ma come si fa? Io dico, io non so precisamente tutte le norme, le cose. Però quando la federazione dà l'autorizzazione a iniziare il campionato... Che non poteva fare, perché non poteva. Cioè il problema è tutto lì. Ma se tu dai l'autorizzazione devi difenderla fino alla fine. Ho capito, però se l'ordinanza del TAR dice che Fabbricini non aveva i poteri per cambiare un format, cioè, allora, lo dice la legge, non lo dice Massimo Profeta. Allora io dico, tutte le squadre hanno fatto dei piani sia finanziari che di tutte le squadre. Allora io, squadra, 19 squadre possono chiedere i danni perché hanno fatto. Esattamente, la federazione paga i danni e le squadre che si sono cambiate ormai andate. Io credo che quando tu, siccome la 3, 4, 5 milioni di squadre. Guarda che quando tu, quando la federazione dà l'autorizzazione a iniziare il campionato, si è preso la sua responsabilità. Ho capito. Io sono state violate le norme, cioè, io non lo so. Cioè il problema è semplice, poi qua ci si vuole girare attorno. Ci io le norme, il problema è proprio. Io le norme non le so, non le so precise queste qui, perché c'ho già i cavoli. Volevo pensare alle norme. Io dico solo che quando si inizia un campionato, quando è iniziato, deve finire così. Una volta che tu lo fai iniziare, però... adesso addirittura vogliono sospendere il campionato, adesso, ma. Sai, poi sinceramente ha chiesto la sospensione della C anche. Io sono dell'avviso che lo sport si deve lanciare con lo sport. La politica si deve lanciare con i suoi cazzi. Perfetto. Di politica. Il problema è che c'è stata una commistione clamorosa tra sport e politica. Non si fa. Cioè, ho capito. Io credo il problema che lo sport è deve molto. Essere un ente autonomo. Perché è sport? Non è politica, certo. Non ci sono, non ci deve essere interessi, non ci deve, lo sport è una cosa, la politica è un'altra, certo. Perciò io sono per lo sport, che deve essere, sono affari di chi governa lo sport, di chi governa il calcio, sono affari loro, che devono dare chiaramente delle regole precise. Io l'ho detto prima del campionato, eravate presenti, 22, 19, basta che iniziamo e che sappiamo a cosa andiamo incontro. Una volta che tu hai deciso così, adesso cambi tutto. Io credo, io non me ne frega niente, nel senso di dire viene ripescata le squadre, saranno 22, io a me andava bene, non mi fregava niente all'inizio del campionato. Però in questo momento. Certo, no, sono d'accordo con lei. Il problema è che anche il campionato sarebbe falsato, insomma. Il problema è che anche il TAR non è lineare. Cioè, io credo che. Cioè, dice una cosa, dice un'altra. Io credo che. Perché era come in tutte le cose. Adesso è arrivato una giudice. Come in tutte le cose. Diverso. Io dico come una società, c'è il presidente, c'è il direttore, c'è l'allenatore, ognuno dà i suoi compiti da fare. Ma tu nello sport, lo sport deve essere governato dallo sport, dove legge, dove fanno le regole, dove le regole devono essere rispettate dall'ente che deve essere rispettato. Ma nello sport. Io credo che la giustizia ordinaria ha certi cazzi da pensare, nello sport. Io penso questo. Però è una mia opinione. Ognuno la può giudicare come vuole, come è giusto che sia, però io dividerei queste due cose qua. Poi, insomma, magari mi noto di cose che magari non so perfettamente, non vorrei parlare oltre perché non sapevo bene. Però la mia idea è questa,
rispettabile, giusta o non giusta, io la penso così, poi ognuno è bello di interpretarla come crede. Se parliamo di cose, diciamo, più ti riguardano da vicino, se dovessimo in corso di vita battere Cittadella, sarà la vittoria di numero 100 per Spagna in Serie B. Credo che sia una gran bella cosa per un uomo che ha fatto del lavoro la sua unica missione, per la soddisfazione. Tanto meglio. Ho premesso, possiamo fare allora, io non sapevo neanche questa cosa, ma figurati se vado a vedere. Non guardo le partite, guardo solo la prima roba e guardo a vedere, non le guardo, sono statistiche. Vuol dire che qualche anno ce l'ho e la questo. La vittoria di Sarri, se non sbaglio, alla 97. 97. 97-98, era il Padova al mese. Beh, nel passato di tempo. Una bella soddisfazione. Sì. No, ce l'ho, c'è una vita davanti. Mi si saluto e faccio, torno sulla domanda di Massimo, sulla battuta del presidente, quando ha detto lo terrei a vita Pillon, ma lei resterebbe a vita a Pescara qualora certo arrivasse una proposta? La firmerebbe a vita? Come? Già chiede mia moglie. Perché sai, non la vedo da qui. No. Anche perché le donne comandano anche a casa Pillon, insomma. Determinano anche a casa del... Non solo mia, ma anche la tua. Sì, no, anche la mia. Infatti ho detto anche. E lo sai bene perché lo dici. No, nel senso che... Io qui mi trovo molto bene, però chiaramente devo pensare anche... Sì, insomma, tutte le cose e credo che... No, io sinceramente qua ci resterei, l'ho detto l'anno scorso, ho detto se c'è la possibilità di prolungare nel tempo sono a disposizione perché certo mi piace stare qua, mi trovo benissimo, insomma è il mio lavoro e ci tengo. Però è chiaro che la vita non so se mia moglie è contenta. grazie. Bellissimo.